Luca Angeletti, migliore in campo Mondo Futsal, sei ormai abituato a questo tipo di premi, soprattutto hai tolto le castagne dal fuoco in un momento difficile da parte della tua squadra. Beh, diciamo, sì, intanto innanzitutto ringrazio per il premio della partita. Voglio parlare più dell'aspetto generale, più della prestazione singola. Non abbiamo già una buona partita, però ripeto, come la volta scorsa, era importante fare punti. Quando si vince è un bene di tutti, diciamo. La prestazione mia è dovuta anche al gruppo. Una tripletta e la squadra che comunque ha iniziato nel migliore dei modi la gara, non sempre è accaduto, poi comunque avete retto molto bene dal punto di vista nervoso. Sì, diciamo sì, è una partita che potevamo tranquillamente perdere perché negli ultimi 10 minuti hanno avuto buone occasioni anche gli avversari, merito loro. E diciamo sul punto di vista nervoso abbiamo tenuto abbastanza bene, c'è sempre da migliorare. Mister Gaspari della San Giovannese, una partita molto sfortunata, soprattutto un inizio nefasto, poi la sua squadra ha preso il comando del gioco, peccato però. Sì, peccato perché come al solito ormai è quasi una tradizione da quando abbiamo iniziato il campionato che se non partiamo con un 3-0 a favore degli avversari non riusciamo a giocare. Abbiamo fatto 3 regali all'inizio e li abbiamo pagati poi alla fine, anche perché la partita è stata molto dispendiosa, abbiamo giocato a tutto campo, quindi cercando di recuperare, cosa che era quasi riuscita, però non siamo riusciti poi a mettere dentro la palla del pareggio, per cui diciamo poi ci siamo un po' andati in debito d'ossigeno, per cui non c'erano più le idee e le coperture non ci sono state. Speriamo che per il proseguio i segnali di miglioramento ci sono, ormai sono 4 partite che stiamo giocando diciamo a un discreto livello per quello che riguarda la C2, soltanto ecco, l'inesperienza dei ragazzi la paghiamo, abbiamo giocato con 5,93, solitamente giochiamo con 7, per cui i segnali sono confortanti, speriamo nel ritorno che sia un ritorno più fortunato. È meno amaro di quello che è il girone di andata. Mister Angeletti, tanti infortuni, tante assenze, però la sua squadra è riuscita comunque a tirar fuori una prova di carattere. Ma sì, diciamo, quando si vince diciamo, il carattere c'è stato, peccato perché abbiamo cominciato molto bene, con un buon ritmo, poi abbiamo dei momenti di buio, rimettiamo in discorso il risultato, è chiaro le assenze pesano, ma non è una giustificante, insomma, quindi non abbiamo giocato una grossa partita, però ecco, con le assenze che ci sono, gli infortuni, era importante fare un risultato, va bene così. Inizio dirompente e dopodiché c'è stato il calo, come ha detto lei, da che cosa è dipeso? Ma non lo so, ecco, abbiamo, ripeto, dei momenti di buio, non riusciamo a capire perché, si scompare quasi dalla gara per qualche minuto, poi si riprende ed è così, è qualcosa al quale dobbiamo molto molto migliorare in questo atteggiamento, magari anche la volontà di giocare è determinante a volte da parte di certi giocatori. Enrico Pasquali Voluzzi del Mondo Futsal TV.